61enne Pietro Sportelli, preside di un istituto scolastico di Castellana Grotte, è stato ferito da un proiettile mentre percorreva la tangenziale di Bari a bordo della sua Citroën Picasso. Il grave fatto, sul quale indagano i carabinieri, è accaduto la sera di Ferragosto. L'uomo si trovava in auto con moglie e figlia quando è stato colpito alla spalla sinistra da un proiettile sparato verosimilmente dalla corsia opposta. La Citroën di Sportelli viaggiava in direzione sud all'altezza dello svincolo per Carbonara. L'uomo è riuscito a mantenere il controllo dell'autovettura guidando fino alla vicina stazione di servizio. Qui i suoi familiari hanno chiamato i soccorsi. Si sta ispezionando a fondo l'area in cui è avvenuto lo sparo al fine di individuare il responsabile. Sportelli è stato ricoverato al Policlinico di Bari ed è stato dimesso in mattinata con una prognosi di un mese. Gli inquirenti escludono che il proiettile fosse diretto al preside. La fortuna che non posso raccontare. Credo di essermi trovato nel momento sbagliato e nel posto sbagliato, perché penso che la stupidità umana non c'è niente, quindi nel momento qualcuno che giocava con una pistola, con un'arma da fuoco, mi sono trovato incontro a questo proiettile badante che mi ha colpito.